Tra le novità che McLuhis porta al Salone del Camper troviamo ben 10 edizioni speciali Ford Edition, 4 mansardati e 6 profilati con letto basculante realizzati sulla base del Ford Transit. Qua ci troviamo di fronte all'MC4 260, un camper lungo 7 metri di lunghezza dal costo di poco meno di 70.000 euro. Ma per capire di cosa si tratta, conviene salire a bordo. In questo caso l'ambiente del McLuhis MC4 260 è dominato dalle tonalità chiare, quindi che donano all'ambiente un'ottima luminosità. Molto ampia la dinette, che può ospitare fino a 7 persone, avendo anche una panca laterale e un divanetto a L su questo lato. Tanto lo spazio anche sopra la cabina di guida e gli armadietti laterali. La cucina, benché di dimensioni piuttosto compatte, che permette di non occupare troppo spazio a bordo, è comunque di ottime dimensioni, con un buon piano di lavoro, un fornello a due fuochi, il lavello e diverso spazio per stivare le proprie cose. Da questa parte troviamo il bagno con doccia separata e WC e lavandino. Sempre sul lato cucina invece si trova il frigorifero con ghiacciaia o congelatore e un congelatore di dimensioni più importanti al di sotto. Sopra altro spazio per riporre i propri oggetti e anche un armadio di notevoli dimensioni. In questo caso sul modello 260 dell'MC4 il letto è trasversale, ma comunque consente di dormire comodamente. Si accede attraverso i gradini e qui abbiamo ulteriori vani di carico. Ulteriori due posti letto si ricavano dal letto basculante.